Buongiorno a tutti, abbiamo ospite Oscar Francioso, che Oscar in realtà l'abbiamo conosciuto tramite Alessandro Di Mille, che è nostro carissimo amico e bravissimo fotografo. Bene, e ci ha mandato questa locandina che ho stampato malissimo, no? Cioè, però è una locandina di mostra fotografica, esatto, che si apre da oggi e quindi, cioè, voi quando ascolterete è già stata comunque inaugurata, ok? Esatto. Tramite il luogo è questo una locanda che si chiama? Il luogo è un pub che si chiama Magafurla, è un pub storico sì. di Bicocca, sì. aperto ormai da oltre Roberto 20 Cozzi, numero 50, esatto, qualcosa del esattamente. genere, no? Che Bicocca, quindi cioè, si può arrivare abbastanza facilmente. Sì, abbastanza facilmente, parcheggio molto semplice, Certo. a 150 metri, forse meno, dalla stazione di Greco Pirelli, quindi è Certo. semplicissimo Sì. raggiungere il posto. Sì. E allora, la mostra si chiama Ecce Homo. Cosa significa? Lo so, un po' lo so della greco che mi ha detto Giordano, mi ha Esatto, spiegato Giordano, però in abbiamo realtà. tolto un H Esatto, perché sì. l'intera mostra è incentrata sulla comunità LGBTQI+ Sì. e ha come scopo primario e fondamentale quello di mostrare, anzi quasi tirare fuori, la bellezza da tutte le persone che fanno parte di questa comunità, perché Sì. Sì. tutti quanti sono straordinariamente belli Sì. ed è giusto che ricevano quantomeno una fotografia che attesti la loro presenza nel mondo e la loro bellezza. Le fotografie che abbiamo scattato, che sono in esposizione, sono state scattate durante i Pride. Abbiamo seguito quattro Pride dello scorso anno nella Lombardia, quindi Milano, Lecco, Bergamo e Monza. Sì. Certo. Quindi sei andato, cioè, a Siamo creare andati, una, esatto. diciamo, una gazebo con, cioè, no, cioè, No, ancora ondare, più stretta, cioè, è come stata. anche, no, nostro amico Settimio Benedusi, Esatto. che, no, lui, cioè, fa anche studio. E tu l'hai fatto come? Noi l'abbiamo fatto in realtà con una specie di ibridazione tra quella che è la street photography e l'idea un po' di Settimio Benedusi. Sì. Sì. Quindi ci siamo portati dietro un enorme pannello da 1,5 m per 1,5 m bianco con i flash montati sopra, bloccavamo proprio le persone per strada, le persone in realtà più delle volte ci bloccavano loro perché erano incuriositi proprio da questo pannello gigante che ci portavamo dietro. Però bloccavamo le persone per strada e gli chiedevamo di posare per noi, Certo. spiegandogli che quello che volevamo fare Sì. era regalargli una copertina di Vogue. Certo. Cioè, celebriamo la diversità. Sì, in effetti, allora, io confesso, quando ho visto alcune fotografie, cioè, me l'hai detto che volevi farmi vedere, no? Cioè, far vedere loro bellezza, cioè proprio bellezza nel senso, questa sincerità, semplicità nel poter mostrare il Loro stessi. volto senza, cioè, creare nulla di diciamo, maschera, filtro, no? Il volto Anzi, come vogliono sì. loro. Contro filtro che abbiamo noi, cioè la società che li Esatto. vediamo col filtro, no? Loro si mettono davanti E si col volto. mostrano a Sì. tutti quanti, mentre tutti gli altri invece si nascondono Eh sì. Certo, e poi vengono a dire a noi che dobbiamo andarcene a casa, che non si vuole vedere. Invece queste persone qui, certo. Ma guarda che tutte sono queste tutti persone, sorridenti. sono tutti sorridenti, ma perché tutte queste persone
hanno deciso di mostrarsi Sì. in quel posto, hanno deciso di Ma guarda mostrarsi con che noi. con orgoglio che, no? Con Cioè, che sì, mostra. soprattutto quelli ancora più, come dire, più buffi, no? Quelli Sì. più colorati, quelli Sì. più truccati, quelli Sì. vestiti in maniera più, come dire, più assurda, sono quelli che più di tutti quanti ci tenevano a essere presenti e a mostrare loro stessi, perché questa è anche un po' la loro affermazione nel Certo. mondo. Ed è da lì che scaturisce poi la loro bellezza, attraverso proprio questa affermazione, che Certo. passa attraverso i colori, che passa attraverso dei sorrisi, che passa attraverso dei vestiti. Ed è esattamente questo tipo di affermazione che con questo progetto si voleva andare a E catturare. quindi, cioè, eri cioè, in vantaggio perché, cioè, è difficile fotografare il vero volto, no? Sincero, volto sincero è molto difficile se non riesci a tirarlo fuori te, no? Quello è Mentre vero. loro erano lì e Eh volevano sì, mostrare esatto, cioè già. praticamente il mio lavoro è stato facilissimo in realtà, perché era già tutto pronto, dovevo soltanto mettermi lì e scattare, non ho Non dovuto è fare. No, vero, non è vabbè. vero. No, no. Però nel senso è ovvio che ci sono magari dei momenti in cui ci possono essere delle difficoltà a tirare fuori Certo. magari questa verità. In questo caso è stato molto più semplice, ma perché durante i giorni del Pride era già una Perché condizione. loro sono combattenti, Loro sono combattenti, esatto, sono già, manifestanti, sì, erano persone in piazza. manifestanti, e quindi sono lì e per farsi vedere, no? Cioè, diciamo, il loro grido, no? Guardateci, guardateci che siamo uguali a voi. È Esatto. bello, questo, È cioè, straordinario. veramente bellissimo. Cioè, è sì, un progetto nobile. Grazie. Sì, è un progetto che abbiamo bisogno di divulgare più possibile. Speriamo che nel futuro. E quindi, allora, sì, certo, allora, questa mostra, cioè, dura solo oggi? No, dura No, un mesetto. un mese. Sì. Quindi, poi, cioè, questa qui cos'è? Reading teatrale più quiz alcolico Sì, perché più musica. abbiamo aggiunto, come dire, un paio di cosine Cioè, in tuoi più. amici che vengono, Sì, ah, vengo esatto. anch'io, no? Esatto. Sì. Però in realtà ovviamente comunque anche la parte del reading teatrale e della musica sono state scelte, calibrate e scritte appositamente per questo evento, quindi il Certo. reading teatrale parla Certo. come dire, delle parole dell'omofobia, la musica sono tutti brani che parlano comunque di uguaglianza e Certo. accettazione, e il quiz alcolico, che detto così sembra ridicolo, ma in realtà sarà un giochino, come dire, dai risvolti bizzarri, perché noi chiederemo alle persone di indovinare le date in cui certi politici, non diremo quali, hanno pronunciato una certa frase omofoba. E abbiamo fatto un piccolo esperimento tra di noi per capire se potesse funzionare, e i risultati sono stati: ah, 1940, 1950, invece no, perché sono tutte frasi che vanno dal 2020 al 2024. Certo. E quindi chi riesce ad azzeccare la data poi prenderà uno sciottino di amaro in omaggio. Però questo qui, di nuovo, per quanto sia un giochino un po' banale, un po' No, in infantile, è comunque un realtà gioco di sensibilizzazione su questa sì, ma tematica. coinvolgere delle persone presente, no, in maniera o l'altra, Esatto. comunque fa sempre bene, perché alla fine, diciamo così, è inutile con gli occhi, cioè proprio puntati, arrabbiati, stressati a dire no, cioè no, affrontiamo con la semplicità, no? Cioè con la gioia, no? E mettiamo anche, cioè proprio, ma scherziamo anche coloro che Seriamente, non ne scherziamo hanno seriamente. anche questo tipo di sensibilità. E che devo dire, quasi scandalosa, ma se diciamo scandalosa diventa, cioè, un po' pesante, no? Cioè, ridiamo Sì, sopra. Sì, esatto. cioè, veramente. Cioè, perché sono ridicoli quelli che non capiscono queste cose, no? Esatto. Sì, ridicoli. Cioè, perché il mondo, è vero, 100 anni fa, 200 anni fa, il mondo era grande, perché tutti eravamo sconosciuti, Separati. separati, ciascuno faceva quel cavolo che Ma oggi voleva. più che mai
cioè in un momento storico in cui potenzialmente siamo tutti uniti, cioè Sì. abbiamo veramente la possibilità di parlare in tempo reale con Sì. l'altra parte del mondo, perdiamo tempo ad odiarci, a dirci ah tu non vai bene per questo, tu non vai bene per quello, anziché parlare con una persona che sta dall'altra parte del mondo e dirgli sei straordinario, è Certo. bellissimo che io possa in questo momento guardarti, parlare con te. Certo. E quindi io credo che dovremmo tutti quanti No. forse smettere. Sì. E poi invece poi c'è musica. Questa musica cos'è? Allora, c'è un gruppo in realtà di nuova formazione che porterà 4-5 canzoni, tutte quante sempre in tema, che accompagnerà comunque anche il reading teatrale Sì. con i Pink Floyd di Pink sottofondo. Con i Floyd. Pink, sì, esatto, perché abbiamo pensato che per rendere molto serio tutta la parte del reading, Sì. Shine On Your Crazy Diamond fosse la scelta ideale. E quindi comunque dopo un primo momento di reading, magari anche un po' pesante per una serata uscita a bere, alleggeriamo un pochino con una musica un pochino Certo. più leggera, una decina di canzoni cantabili Certo. e Peccato che tranquille. questa mostra, cioè, diciamo, questa performance, diciamo, no? Performance, cioè, è dura oggi, soltanto oggi. Certo. Noi speriamo in realtà di poterla replicare questa performance in base ovviamente a come andrà oggi e come sarà recepita dal pubblico, però dato che tutti noi, io come fotografo, Simone come attore durante la lettura, Margherita e Giorgio come musicisti, ci stiamo investendo tutti quanti personalmente, chi da una parte, chi dall'altra, e nell'interesse in realtà di tutti noi di portare avanti questa esperienza non solo fotografica, ma complessiva proprio Certo. di tutto quanto. Quindi speriamo di riuscire Ma poi a riproporre. ci sarà qualcuno che, cioè, no, fa un filmato di cioè, questa performance o no? Una, perdonami. Cioè, filmare, cioè proprio registrare, no? Registreremo, allora per il momento stiamo cercando, siamo comunque presenti sui social e quindi metteremo tutta la parte della Ah, performance sui social, ok. quindi comunque chi non è presente oggi potrà comunque vederla in Oggi. streaming, oggi però è già Sì. passato, Certo, ma vabbè, potrà vederla in streaming o comunque potrà andare a recuperarla poi in un secondo ma momento dove? Sul sulla pagina Instagram di Instagram. Ecceomo. Ok. Esatto. Sì. Ok. E lì comunque tutta questa parte di performance e tutta la serata sarà pubblicata. Va bene. Ok, senti, in bocca al lupo. Grazie Poi io spero che il tuo progetto cresca in modo cioè proprio molto, molto inciso, mille. sì, perché le tue fotografie semplicemente sono molto belle. Belle Grazie. nel senso trasmette questa grande forza, allegria, cioè simpatia, ma semplicità. Cioè, semplicità, questa onestà, cioè veramente è molto importante. E quindi, cioè, devo dire, mi hai colpito tantissimo, cioè Grazie. perché, beh, cioè non pensavo fossero così belli loro. E Sì, invece lo sono. e in effetti lo so. Cioè poi, cioè guarda, questi occhi, tutti questo sorriso, questo orgoglio, questa fierezza, no? Sono bellissimi, Madonna, mamma mia che sono belli. Io sono in realtà grato a loro per avermi permesso di prenderla. Certo, Questa bellezza e questo sorriso. certo, certo. Bene, cioè, in bocca al lupo allora. Grazie mille.